Bentornati a Madre Terra TV e oggi parliamo di banche. Voi direte perché di banche insieme a Madre Terra? Ma non ne parlo io, in realtà ne ha parlato il Papa nell'enciclica Laudato Si. Ed è una cosa innovativa perché devo dire un'enciclica molto ecologica, devo dire che nella vita mia mai avrei potuto ritenere dopo 30 anni e più che ho fondato i Verdi e che ho cominciato a occuparmi e ad auspicare che nel nostro paese si facessero anche politiche ecologiche, ma in positivo, non avrei pensato che addirittura avrei potuto vedere un programma verde scritto dal Pontefice. Ed è però il segnale, da una parte, di quanto è evoluto il pensiero ambientale, ecologico, di come si è diffusa la consapevolezza, di come è aumentata dall'altro lato la gravità della crisi del cambiamento climatico. Ma dicevo, quello che mi ha colpito è come il Papa ha collegato il tema dell'ambiente, che è centrale, perché rischiamo l'estinzione della specie umana se non facciamo interventi coerenti sul cambiare stile di vita, sul cambiare economia, sul cambiare società, su migliorare tutto questo, e dall'altro lato l'ha collegato però alla povertà e alla sempre più arrogante azione, non solo arrogante, avida, rapace direi, azione, con rispetto dei rapaci invece, che sono animali che sono fondamentali per l'ecosistema del nostro pianeta, però in questo caso i rapaci sono i sistemi finanziari, sistemi bancari, che hanno un effetto devastante non solo sull'economia ma anche sull'ambiente. Allora, il tema è sempre più di attualità e non è un caso che io oggi vi propongo un contributo di Elio Lannutti dell'Adusbef, che è stato senatore, che ha lavorato e continua a lavorare a difesa degli utenti, dei clienti, dei consumatori nei confronti del sistema bancario, un sistema bancario sempre più fuori controllo. Io peraltro conosco Elio Lannutti da tanti anni, lo nominai anche presidente di una commissione, quella EMAS Ecolabel del Ministero dell'Ambiente, e si è distinto per essere rigoroso e attento. Quella è la commissione che deve dare i permessi anche ad alcune importanti aziende che devono ridurre il loro livello di inquinamento, l'ha fatto con grande rigore. Peraltro, devo dire, è una delle altre cose, aver nominato lui è un'altra cosa che mi ha portato molti attacchi, perché il nostro mondo industriale, almeno nella parte più retriva, è abituato ad avere una classe politica in qualche modo, diciamo, servile nei confronti delle lobby, ecco, forse questo è il termine giusto, che non si rende conto che invece noi dobbiamo, come dire, che la lobby dei cittadini, tra virgolette, o la fa il Parlamento, le istituzioni, se no i cittadini sono indifesi, perché le lobby, come dire, nere, quelle che devono tutelare i propri affari, anche gli affari purtroppo più negativi, poi ci sono anche lobby che tutelano cose buone, cioè io spero, però quelle sono deboli. Perché io infatti ho sempre dovuto, anche quando ero all'agricoltura, quelli che volevano fare gli OGM e l'agricoltura transgenica erano sempre molto presenti e attivi. Gli amici che volevano fare l'agricoltura biologica non erano mai capaci di sostenere con forza le proprie istanze, perché molte volte quelli che fanno cose buone pensano che non devono organizzarsi per sostenere, perché le cose buone si affermano da sole. Questo è vero solo se c'è una classe politica e ci sono dei rappresentanti del paese che fanno gli interessi dei cittadini e che dicono loro alle grandi industrie: guardate, voi volete lavorare, dovete lavorare, perché è giusto, dovete fare anche profitto, ma il profitto che dovete fare deve essere coerente con il bene comune che dovrebbe essere tutelato da chi? Dal Parlamento, dai governi, dai sindaci, dalle amministrazioni regionali. Questo è il compito della politica, e quindi la politica non è che deve essere al servizio della lobby. Deve confrontarsi con quello che vuole venire a premere per i suoi interessi, ma deve essere duro. Allora, il tema delle banche perché entra in questo? Entra in questo perché il tema delle banche è che le banche in Italia e nel mondo
Invece che il compito, peraltro previsto anche dalla Costituzione italiana, della tutela del risparmiatore e del risparmio, sono entrate in una logica, soprattutto legata al sistema della finanza e poi di alcuni grandi fondi internazionali, in cui l'obiettivo è fare soldi sui soldi, non finanziare le imprese. O delle attività giovani, le start-up, le attività innovative per cercare di migliorare e di creare un circuito positivo di impresa, di innovazione, di contribuire in questo modo al bene comune, ma al contrario cercare di dare soldi a persone amiche e magari non solide economicamente, vedi il caso Parmalat, vedi gli scandali che stanno succedendo a ripetizione, anche recentemente le banche che hanno consigliato a clienti inconsapevoli, addirittura a clienti storici dei titoli tossici per cui hanno perso tutto, dopo essere stati consigliati dalla propria banca, non di fare un'operazione speculativa per cui tu dici va bene, tu vuoi giocare come fosse al casinò, per cui metti 100 e vuoi guadagnare 1000, poi è giusto pure che se ti va male perdi tutto. E sarebbe anche giusto in realtà non avere dei meccanismi che producano questi interessi spropositati semplicemente utilizzando soldi e facendo soldi dai soldi, senza metterci nessun tipo di attività creativa o lavorativa dietro. Allora, questa perversione del sistema, questa perversione che porta il pianeta ad avere un volume di ricchezza fittizia, cioè che non si basa su beni reali, che vale centinaia di volte più, migliaia di volte di più in molti casi, della realtà reale. Allora, il fatto che anche nell'enciclica il Papa sostenga, giusto, che il cambiamento climatico, che il rischio del collasso del pianeta è collegato anche a un sistema finanziario e bancario che ha perso ogni contatto, diciamo, con la realtà e soprattutto con uno spirito di servizio, perché tutte queste attività possono sì generare profitto, ma devono farlo all'interno di una logica in cui ci sia un bene comune, un interesse collettivo, non sfasciando il pianeta. E questo vale per il settore industriale. Per cui io faccio un'industria, non posso generare un inquinamento tale che poi è il pubblico che deve bonificare, per cui io guadagno non su un'attività, ma guadagno distruggendo un contesto e quindi io non produco faccio un vantaggio privato, ma creo un danno collettivo. Questo vale per l'industria. Nel sistema bancario, nel sistema finanziario, a maggior ragione noi dobbiamo pretendere trasparenza, rigore e soprattutto avere un monitoraggio costante di come il sistema bancario si muove nei confronti di tutte le attività economiche e nei confronti in coerenza col fatto che noi abbiamo un obiettivo. Dobbiamo evitare che il cambiamento climatico e le difficoltà ecologiche facciano collassare la capacità della specie umana di sopravvivere su questo pianeta. Bene, io ritengo che è incredibile, perché in certi casi i governi continuano a essere totalmente supini alla pressione di alcune lobby, soprattutto quelle del mondo del petrolio, dall'altro lato alcune multinazionali invece, ed è anche questa una cosa strana, possiamo dire, poiché devono fare i piani a 20-30 anni del loro sviluppo, iniziano ad avere una riconversione ecologica, almeno parziale, e perché? Perché iniziano ad avere la paura dell'estinzione dei loro clienti. Cioè non è tanto un fatto etico. Se si estingue la specie umana, si estinguono i consumatori. Si estinguono i clienti. Alcune grandi multinazionali nei settori, ripeto, non quelle petrolifere che badano a come devono al massimo cercare di recuperare anche scontando il fatto che facciamo collassare il sistema pianeta, dall'altro lato alcune multinazionali iniziano a ridurre alcuni investimenti, per esempio nel mondo del carbone, eccetera, perché fanno il conto che probabilmente a momento X non si potrà più investire sul carbone perché veramente si collassa il pianeta, e altre fanno il conto che forse conviene essere ecologici perché se estinguiamo la specie non ci saranno né più consumatori né utenti né cittadini che potranno rivolgersi a queste cose. Però è paradossale che questo atteggiamento
non lo facciano molti governi e molta classe politica, perché poiché la classe politica guarda a un anno, a 2 anni, a volte a un mese, a 2 mesi, come prospettiva delle proprie scelte, non riesce ad avere quello sguardo che è fondamentale per capire che il sistema finanziario, il sistema bancario, il sistema economico devono essere al servizio di una migliore qualità della vita di tutti e devono essere al servizio della capacità di difendere e di stare quindi in armonia con Madre Terra e di difendere la nostra capacità di sopravvivere sul pianeta. Quindi vediamo anche il contributo di Elio Lannutti e ricordiamoci che dobbiamo imporre al sistema bancario, al sistema finanziario di essere al servizio della collettività e non pensare che sia la collettività al loro servizio. Madre Terra, qui abbiamo stuprato Madre Terra e continuiamo anche con i decreti del Ministero dello Sviluppo Economico, la trivella libera, decreti firmati il 30-31 dicembre che permettono di esplorare nell'Adriatico con le tecniche criminali scellerate, quella dell'esplosione all'interno che distruggono fauna, flora, eccetera, eccetera. Quindi permettiamo questi scempi. Noi abbiamo il dovere di difendere la salute, l'ambiente, il territorio, il mare, questo bellissimo paese che è l'Italia, purtroppo espropriato da questa criminalità economico-finanziaria, quella dei petrolieri, quella di coloro che per il profitto sarebbero disposti a vendere più di una loro madre. Lo impone anche il clima, i cambiamenti climatici, lo smog, l'inquinamento, le morti per inquinamento, centinaia e centinaia di migliaia di morti ogni anno per quello che sta accadendo in Italia e negli altri paesi europei. Noi quello che chiediamo è questo: vorremmo sapere, quei signori del Ministero dello Sviluppo Economico, quei dirigenti che hanno sottoscritto, quei che hanno permesso di stuprare il mare, questi devono essere denunciati. Hanno firmato per conto loro o qualcuno glielo ha imposto? Chi glielo ha imposto? Il ministro Guidi? Allora devono cominciare a rispondere del loro operato, perché non è più possibile che il profitto possa prevalere su tutto, sull'ambiente, sulla salubrità del territorio e del mare. Thank you.